Ancora un momento difficile per l'agricoltura ionica, ortaggi finiti sott'acqua, vento e nubifragi hanno sferzato gli agrumi ancora in fase di raccolta, condannati a marcire nei campi divenuti enormi pozzanghere d'acqua, senza contare i danni alle strade rurali completamente dissestate, alle cunette ostruite da fango e detriti, soprattutto nei territori di Castellaneta, Ginosa e La Terza interessati dai nubifragi. Ne abbiamo parlato con Vito Rubino, direttore di CIA Agricoltori Italiani, Area Due Mari Taranto Brindisi, che assieme al presidente Pietro De Padova ha segnalato la gravità della situazione. Qui passiamo da momenti di mesi di mancanza di pioggia a proprie bombe d'acqua che creano dei disastri sul territorio. E comunque bisogna fare la manutenzione del territorio, bisogna fare la pulizia dei canali, perché quando ci sono questi eventi che ormai sono diventati frequenti e improvvisi, quantomeno l'acqua riesce a defluire senza creare grosse difficoltà, perché in alcune foto che abbiamo messo a disposizione della stampa si vede proprio che lungo i canali l'acqua non defluisce, ristagna e quindi chiaramente poi finisce per le strade e finisce per sommergere le varie produzioni. Quindi occorre tornare alla manutenzione del territorio, coinvolgendo anche gli stessi agricoltori, diciamo, laddove è possibile.